cameriera col bambino in braccio e fa: Doctor, c'ho sotto casa. Hai capito? Sì, ma... Oh, me ne racconta lei le barzellette. Dai, ma il primario delle barzellette. Scusate, si vede i medici? Oh, ma non vede che stiamo facendo un consulto importantissimo? Questione di lavoro, eh? Sempre a disturbare questi qua. Sentiamo, che cosa vuole ancora? E guardi, mi sono fatta male. Sì. Già con la diagnosi vengono qui. I sintomi vogliamo sapere, i sintomi. Non ci sono più i pazienti di una volta. Va bene, si secca, va. Mi dica, che cosa le è successo? Allora, senta primario, io non mi ricordavo neanche cosa stavo facendo, che a un certo punto ho preso una botta e adesso mi gira la testa. Ma certo. Ho capito tutto benissimo, anzi super benissimo. Classico caso di tossicodipendente. Guardala qua, drogata! Però, cioè, non oserei dire, vi è una ferita lacero contusa sulla parte... Vabbè, ci siamo capiti. Sì, sì, certo. Ma lei non lo sa come sono questi qui, eh? Vogliono farsi una siringa e sghiscia via, si pulisca. Lanciano la siringa e poi si infilzano dietro. Drogata, questa è la verità. Non capita adesso. No. Senta, fate una cosa. Chiamate il mio chirurgo di fiducia. Chiamiamolo il suo chirurgo. Chiamiamolo. Chirurgo di fiducia! Poi sentiamo che sposato vuole ancora, eh? Beh, se potete, chiamate a casa e dite che sto male. Sì, questo. Poi cosa faccio, eh? Le porto a posto la macchina, eh? Le porto a spasso il gatto, le vado a fare la spesa. Ma dimmi tu. Questi pazienti qui. Allora, dottor Crimpio, mi dica, come prepariamo il paziente? Beh, allora, innanzitutto direi che dobbiamo avvicinarci in modo sussultorio, così per distrarre il paziente e non far capire da dove veniamo. Poi, procederei con un bello sciampino per eliminare tutte le imperfezioni e aggiudicare dal paziente anche un bel balsamo per ripristinare il pH naturale. Dottor Crimpioni, sono veramente esterrefatto dall'estensione della sua idiozia. Avanti, dottor Pivetta, sì. Dica lei, come prepariamo il paziente? Beh, innanzitutto, prima di procedere a qualsiasi intervento, andrebbero eseguiti esami del sangue, delle urine, schermografie, elettrocardiogramma. Ma noi ce ne sbattiamo le palle. Siamo quello che succede il disimpegno. Che è la branca che lei preferisco, certo. Allora, scusi, dato che siamo in argomento, le volevo solo dire che io mi curo solo con metodi naturali. Oh, certo. Metodi naturali, tipo? Beh, fiori di Bacco. Oh, certo. E non preferisce le sementi di Mozart, i boleri di Ravel, le ghiande di Strauss. E i cardini minori no? Basta adesso. Sì. Non siamo qui per prendere in giro i pazienti. Allora, dottor Pivetta. Sì. Mi dica, che tipo di anestesia consiglia? Direi, dato il soggetto, io suggerirei un'anestesia di tipo curarico, iniettata tramite, cioè, bottana. Certo, dottor Pivetta, sono veramente esterrefatto dal suo metodo obsoleto. Sono anni ormai, tutti lo sanno. Sono per il metodo Pallenberg. Avanti, dottor Civetta, dica lei, mi illustri il metodo Pallenberg? Allora, io direi, ci avviciniamo in questo modo. All'isca di pesce. Perché all'isca di pesce? Così parcheggio meglio. Per disorientare sempre il paziente. Poi prenderei la palmipede con tutte le falangi. La mano! La mano, non mi veniva il termine tecnico, professore. Poi l'andrei proprio ad anteporre, proprio qui, sul giunto scafoideo. La spalla. E poi procederei con l'anestesia. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Lo daremo alla Befana che lo tiene una settimana. Lo daremo al lupo nero che lo tiene un anno intero. Lo daremo al buon Gesù che lo tiene un giorno in più. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Lo daremo alla moffetta che lo tiene stretta stretta. Lo daremo allo scimpanzé. Basta! Qua
Dottore, mi tamponi. Certo. Grazie. Dottore? Sì. Vuole che la tamponi anch'io? Avanti, dottor Civetta. Allora. Dottore? Guardi. 10, professore. Ecco, io, professore. Sua efficienza. Ma chi dobbiamo operare, Topolino? Era per ammettare dove sta la destra e dove sta la sinistra. Ah, capito, capito. E dove sarà mai la destra? Azzurro a destra e bianco a sinistra. Era una domanda troppo chiara. Volevo vedere se era in gamba. Certo. Avanti. Procediamo. Procediamo. Procediamo con l'intervento vero e proprio. Ok. Allora, andrò ad eseguire un'incisione. L'altro temporale occipitale, perché non bisogna. Non ben so, dottor Pimenta, non ben so, non mi suggerisca i termini. Andrò ad eseguire un'incisione latero-temporale occipitale. Quindi, per piacere, dottore, mi passi il bisturi partero. Non è tipo. Sì, lui. Perfetto, grazie professore. E adesso assisterete davvero a un prodigio della scienza che queste mani otterranno. Faccio attenzione! E lì la testa. Professore, non mi sembra che abbia la mano così ferma. Ora capisco perché la chiamano Parkinson. Il mio vero nome non è Parkinson. Il mio vero nome è Alzheimer. È tutto Alzheimer. A proposito, suora, che cosa stavamo facendo? Forse c'è da tagliare una siepe? Professore, si calma. Chi? Professore Alzheimer, c'è l'intervento? Helmut Alzheimer, certo, certo. Stavamo procedendo a questo intervento chirurgico. Certo, certo. Perfetto. Procediamo. Dottor Pimenta, mi tenga. Sì, professore. Dove? Tutto. Tenga. Perfetto. Grazie. Perfetto. Adesso andremo a scoperchiare la calotta cranica. Professore! Chi? Professore Alzheimer. Ci stava facendo vedere. Scusi, scusate, è da tanto che non guardo in un cervello così da vicino. Mi ho avuto come un mancamento. Sì, 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 va bene. Guardate qua. Oh, che affascinante! Guarda se non muovo, guarda se non muovo! Ma professore, ma scusi, ma perché quando mi muove così la testa mi va un po' via la vista? Sì, sì, certo, è normale che vada via la vista così. Non è normale che il paziente parli durante l'operazione! Che tipo di anestesia gli abbiamo fatto? Pure hai. Sì, certo. E adesso così sono costretto ad andare ad agire sui centri di Langerhans. Filamenti neurovegetativi. Non penso, dottor Pimenta, lo penso. Non mi suggerisca i termini, mi dà fastidio. Scusa. Andiamo a rimuovere i filamenti neurovegetativi. Vorrei. Eccoli. Ah! Perfetto. Li custodisco a lei, Attenzione. Perfetto. Siamo arrivati a un momento delicatissimo di questa operazione. Perché la presenza di un solo inserito all'interno della calotta cranica in questo momento potrebbe... Professore! Non mi può interrompere mentre sto spiegando l'operazione, dottore! Un altro di questi... Ma no! Ma stia zitto! Stava ricordando punti di importanza di operare in una sala completamente asettica. Un solo batterio potrebbe compromettere... Esatto, l'intera operazione e la salvezza. Esattamente, guarda... Stia zitto! Professore, devo essere, come dire, un po' allergico alla materia grigia. Ma guardi cosa fa! Ma cosa ci mette le mani dentro, lei? Già lui c'è stato un dito, lei ci mette le mani... Allora, avanti, dai! Professore!
intervento di chirurgia, certo. Intervento di chirurgia terminato. Guardate che bellezza ci riserva il cervello d'oggi. Sorprendente. Perfetto. Passione terminata. Dottor Crimpioni, mi passi il filo da sutura. Certamente. Grazie, dottore. Professore, che punto stai seguendo? Punto croce, dottore. Perfetto. Adesso potete anche svegliare il paziente. Sì. Sveglia. Quella. Sì. Forza. Senti, dai. Ora di alzarsi. Dito tutto. Eda. Perché il paziente non si sveglia? È perché è superficiale, io e deficienti voi due. Non abbiamo reinserito le cellule di Langerhans. Avanti, dottore, mi passi le cellule di Langerhans. Era no, quelle lì che mi ha passato poco fa. Sì. Quelle sottili, filamentose. Sì. Le ho mangiate. Vedi qua. Oggi, il piccolo cuore si è spento. Un uomo ha perduto la sua vita per errore della scienza. Ma non per questo la scienza si arresta. Anzi, la scienza, grazie a questo intervento, farà un nuovo grande passo avanti. Il nostro primo pensiero in questo momento va ai suoi cari, che tanto lo amavano e che tanto lui amava. Oggi, sabato, giovedì, forse venerdì. Venerdì 18 novembre. Dicembre. La morte non ha tempo, dottor Pivetta! Venerdì 18 dicembre. È una data storica. Poi alle ore 11:45. 11:45, dottor Pivetta, è l'ora dello squash! Ha ragione! Ha prenotato il campo. Campo numero 3, ragazzi! Non so che il 5 mi porta più fortuna. Non mi ero ricordato. Avanti, andiamo. Dottor Balocco, concluda lei. Anzi, ringrazi suo padre per i biscotti. Dottor Pivetta, sì. Andiamo a giocare a squash. Hold on, hold on, hold on, hold on.